Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. Dopo la pausa delle nazionali, questa settimana riprendiamo con il club della scommessa. E in questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 10, seconda fase, del club della scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante, Giovanni Decorato, aveva pronosticato Spal Roma, over 1,5 ospite, finita 2-1 perdente, e Benevento Spezia, 1 e over, finita 2-3 perdente. Carlo Rizzi aveva pronosticato Villarreal Rayo Vallecano, 1, finito 3-1 vincente, e Verona Ascoli, 1, finito 1-1 perdente. Angelo Di Corato aveva pronosticato Olympique Lyon Montpellier 1 e over 1,5 finito 3-2 vincente e Francoforte Norimberga 1 e over 1,5 finito 1-0 perdente. Cosimo Di Vicaro aveva pronosticato Burnley Leicester City gol over finita 1-2 vincente e Bilbao Madrid Atletico Madrid 1 o over o gol finito 2-0 vincente. Giuseppe Liberti aveva pronosticato Genoa Juventus 2 finita 2-0 perdente ed Everton Chelsea 2 finito 2-0 perdente. Andiamo avanti. Andrea Campese aveva pronosticato Milan Inter 1x under 3,5 finito 2-3 perdente e Sassuolo Sampdoria x2 finito 3-5 vincente. Fabio Crudele aveva pronosticato Cagliari Fiorentina dispari vincente finita 2-1 vincente. E Torino Bologna dispari finito 2-3 vincente. Vincenzo Colucci aveva pronosticato Valencia Getafe 1x over 1,5 finito 0-0 perdente e Foggia Cittadella 1 finito 1-1 perdente. Cosimo Colucci aveva pronosticato Empoli Frosinone 1x over 1,5 finito 2-1 vincente e Atalanta Chievo over 2,5 finito 1-1 perdente. Luigi Cafagna aveva pronosticato Olympique Nîmes Strasburgo, multigol da 2 a 4, finita 2 a 2, vincente, e Leganés Girona, multigol da 2 a 4, finita 0 a 2, vincente. Poi infine avevamo Nicola Di Staso, che aveva pronosticato West Ham Huddersfield 1, finito 4 a 3, vincente, e Leverkusen Werder Brema 1, finito 1 a 3, perdente. Allora, quelli che passano il turno sono: vediamo, Cosimo Di Vicaro che le ha prese entrambe, mentre Giovanni Di Corato no perché ne ha perse due, Carlo Rizzi no perché ne ha persa una, Angelo Di Corato no perché ne ha persa una e Giuseppe Liberti le ha perse entrambe. Dunque qui passa il turno solo Cosimo Di Vicaro, poi Andrea Campisi no perché ne ha persa una, Fabio Crudele passa il turno perché le ha prese tutte e due, Vincenzo Colucci le ha perse entrambe, non passa il turno. Cosimo Colucci ne ha persa una e non passa il turno, Luigi Cafagna passa il turno perché le ha prese entrambe, mentre Nicola Di Staso no perché ne ha persa una. Dunque, solo quelli che elencherò adesso, che sono Cosimo Di Vicaro, Fabio Crudele e Luigi Cafagna, solo questi tre, sotto questo video, con un commento, devono pronosticare sette partite a testa dei campionati principali come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Italia Serie A e Serie B, con quota non inferiore a 1,45 che giocheranno questo fine settimana da venerdì 29 fino a 1 aprile. Avete tempo per pubblicare il vostro pronostico delle 7 partite entro giovedì 28 alle ore 14. Se non commentate il vostro pronostico entro giovedì o pronosticate una partita già pubblicata da un altro prima di voi, sarete automaticamente eliminati e non parteciperete alla terza fase di questo gioco del club della scommessa numero 10. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.